cuore dell'Appennino, all'ombra del Monte Velino, tra vette scoscese e boschi fittissimi, il silenzio di una natura maestosa. Qui, dove il tempo sembra essersi fermato, antichi sentieri sull'erba, chiamati tratturi, rivelano pratiche ancestrali. Sono le tracce dei pastori transumanti che portano le loro greggi lontano, verso climi più miti. Vanno per il tratturo antico al piano, canterà D'Annunzio, quasi per un erbal fiume silente sulle vestigia degli antichi padri. Vanno, ma poi tornano a casa, sempre. Tornano su questa altura, dove sorge la loro città, Alba Fucens. È una colonia di diritto latino. Sono i romani a fondarla nel 303 avanti Cristo, occupando l'antico territorio abitato dagli equi. Ambiscono a controllare un crocevia di percorsi antichi come i tratturi, le valli fluviali, le vie delle saline adriatiche, pascoli e terre fertili. Alba Fucens è dunque una città strategica e come tale deve essere anche sicura. I romani la dotano di un circuito murario in pietra locale lungo 3 chilometri. Un'opera che segna anche visivamente l'imponenza che la città fortezza deve avere agli occhi dei nemici. Chi viene in pace può invece varcare Porta Massima, a cui si accede arrivando dall'antica Via Valeria. Strade parallele disegnano il tracciato urbano e conducono alla fascia centrale, dove si concentrano le funzioni pubbliche. Il santuario di Ercole, la basilica e l'area forense. Il complesso costituito dalla basilica risale all'età tardo-repubblicana. L'edificio è internamente articolato in 3 navate ed è preceduto da un portico rivolto verso il forum, la grande piazza. La basilica è destinata ad accogliere il tribunale ed è anche luogo di ritrovo, in caso di maltempo, dei cittadini che normalmente si incontrano all'aperto per svolgere attività commerciali. Magistrati, dunque, uomini d'affari e venditori, l'area è particolarmente animata e vivace. Al di sotto della basilica hanno trovato spazio 4 taberne del Macellum, il mercato delle derrate alimentari. Sui banchi di vendita, pesi e contrapesi misurano la migliore materia prima del territorio. Le famose mandorle di Alba, i fichi siriaci, la frutta e gli ortaggi, l'olio e il vino. E poi naturalmente le carni e i formaggi, prodotti che la pratica della transumanza deve aver reso particolarmente pregiati. Più lontano dal centro, sulle pendici del Colle di San Pietro, sorge il luogo dello svago. È l'anfiteatro cittadino, costruito nel I secolo d.C. grazie alla donazione testamentaria di Quinto Nevio Cordo Sutorio Macrone, appartenente alla illustre famiglia Nevia. Un lascito fortunato che dota i cittadini di Alba di un luogo destinato allo spettacolo. 10.700 posti a sedere circa, per assistere a ludi gladiatori ed esibizioni di caccia animale. Urla, battiti di mani,
gesti di incoraggiamento. La pietra sembra raccontarci ancora una storia viva. Reperti che parlano, come quando capita di ritrovare improvvisamente una nuova meraviglia. È successo negli anni 50, quando è venuto alla luce un grumo di terra che è stato poi restaurato e liberato dagli elementi estranei. Ne è emerso un ritratto solenne in bronzo dorato di Agrippina Minore, moglie di Claudio e madre di Nerone. L'imperatrice visita Alba due volte, nel 51 e nel 52 d.C. Il busto può essere stato realizzato in relazione a questi viaggi e ha atteso ben 1900 anni prima di